Ma hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrew91 in un nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni. Oggi andiamo a fare altri spacchettamenti miracolosi, vedremo se capiterà qualcosa di interessante. Iniziamo prima però con la slot americana, poi direi di passare alla slot, quella dell'evento speciale. Dunque, mi mancano ancora un pizzichino di punti per fare 5 giri, vorrei arrivare a 4.500 ma non ce la faccio per la fine dell'evento, quindi farò 5 giri di slot semplici e ora dovrebbero, da quello che ho visto, rimanere i punti yokai, però non lo so se rimangono, quindi li spacchetto quelli che ho, se rimangono li utilizzerò poi la volta successiva. Iniziamo con la slot americana, un altro paio di giri e dovrei caricarla al massimo. E quindi poi magari fare uno spacchettamento più fortunato. Oh, subito! Attenzione! Chi è? Oh, Dinostruggo! Bella, zio! D-Rex! Cavolo, questo è abbastanza forte. Potrei subito rimpiazzare Sky Sharman se è più forte lui di Sky Sharman. Non mi ricordo, però l'Energy Max di Sky Sharman è molto molto bello perché attacca tutti quanti gli yokai che è lì sopra. Anche quando non sei in Fever Time, quindi insomma è abbastanza carino. Ora dovrei fare, dopo questa, un giro fortunato, sperando che esca qualcosa di bueno. Attenzione, l'alce, una renna? Rudolph, Otonakai. Probabilmente in giapponese le renne di Babbo Natale hanno un altro nome, Tribù Misteriosa. Ok. No, cavoli, ma quanti giri ci vogliono per fare quello fortunato qui? 10? Accidenti. Sono tanti, ragazzi, eh. Una volta, o meglio, due volte a dire il vero, che una volta ho slottato per sbaglio. Oddio, Akuman. Chi è? Allora, Maho, diavolo. Maho. È Satana, o meglio, Re Diavolo, quindi Satana. Quel simbolo non me lo ricordo. Mete? Mo, mete? Akume te dovrebbe essere? Akume te Maho? Non lo so. Non, il kanji non lo so leggere tutto. So leggere pochissimo kanji. Però, finalmente, giro bonus, ci siamo! Eccolo qua, vai. Possibilità in Fever. Questo stavo dicendo io l'altra volta sul video di Nihonmurai. Va in Fever Time. Cavoli, quanta roba. Ragazzi, per forza devi uscire. Dov'è? No! Non ci credo! Ma dai! Ah, Chocobana. No, Chocobanana. La Chocobanana, praticamente, sì. Lui si chiama Banano. O Banana o Banano in giapponese. E Bananaso in italiano. Giustamente. Che schifo. Pensavo qualcosa di meglio. Niente, mi sono bruciato purtroppo questa qua della slot. Ok, mi è capitato di uno struggo e dicevo, due volte ho slottato, una per sbaglio. La prima volta che ho slottato ho voluto vedere che usciva, mi è uscito Gorgeous e praticamente mi è passata per due volte sopra quello verde, si è fermata sul bianco, è tornata indietro e si è fermata su quello verde, quello d'oro, come vi pare, ed è uscito Gorgeous. La seconda volta stavo scorrendo, per sbaglio ho premuto 4.500, meglio no? Questo qua dei soldi, per sbaglio ho premuto, ecco, tipo ora, e praticamente mi ha slottato, ha fatto la stessa cosa di Gorgeous, è tornata indietro su quello d'oro e mi è uscito Sky Sharman. E mai in video che succeda qualcosa di bello. Dunque, cosa è successo? Ho reclutato abbastanza yokai? Poi c'è uno yokai che puoi sfidare giornalmente e praticamente è un uovo, ti dà un uovo, tu con l'uovo puoi combatterci, è una cosa giornaliera, penso che rimarrà anche dopo l'evento comunque sia, perché è una cosa a parte ho visto, e quindi penso che comunque sia rimane e appena riesco a reclutarlo ve lo faccio vedere perché è difficilissimo. Ho già registrato qualche video dove combatto contro di lei, perché è una lei. E poi dopo vi farò vedere anche le statistiche, comunque sia con un video a parte. Ora devo fare un'ottantina di punti, quindi mi fermo un attimo la registrazione e ci ribecchiamo subito. Ok, ci siamo, andiamo a fare questa slot misteriosa. È la prima volta che la faccio. Ovviamente dovrebbe uscire comunque sia materiale, diciamo così, a tema Snack World, quindi
non è che mi aspetto chissà cosa, però Peperon dovrebbe uscire. Spero Peperon che serve per una missione. Vediamo un po'. Non promette bene. Ah, povero. No, povero eroe. Questa è la versione avanzata di povero eroe. Naida. Non so quel simbolo. Ma ha il denaro. Questo è ricco eroe allora. Non è povero eroe. Questo è ricco. Oppure ruba ai ricchi. Per dare ai poveri eroi. Capita? Però mi escono male. Non le so fare le battute. Diamo paura. Attenzione. Pita. Pan pan. Pita. Pita pan pan? Ah, Peter Pan! Pan. Pita pan pan. Peter pan pan. Si chiama Peter Pan pan. Sì, perché in genere quel trattino sta a indicare la R. Quando in una parola c'è la R, loro mettono quel trattino. Quando la R è singola, eh. Quindi diciamo che ce l'hanno, tra virgolette. Grande! Sì, cavolo! E andiamo allora, guardatelo! Quasi al 4 l'Energy Max, me ne manca uno solo. Un altro e Energy Max al 4. Però, chi è? Se uscisse Peperon sarei ancora più contento che serve per la. Peperon al diavolo! Io c'ho DK Chap. Ah, DK Chap, sì, DK Chap si chiama questo. Mamma mia! Cavolo, sto registrando, sì, non è che poi vado a vedere, non ce l'ho. Mamma mia, sto registrando, sì, bene. DK Chap. DK Chap c'ho. E vai! Un triplo S! Accidenti! Un altro, ne voglio un altro, ora sono super fomentato. Ah, va bene, un SS però, attenzione. Merora, ah, sì, ok, questa. Sapete la cosa bella? Di questa Merora ci sono le mutandine, Merora Pansu, e praticamente ti raddoppiano il punteggio dei punti yokai. E quindi praticamente io avrei usato per 2 volte le sue mutandine. In Giappone. Questa pratica delle mutandine è particolare. Però, ok, cioè un altro SS e un triplo S. SSS accipicchia. Wow, cazzarola. Davvero wow. Sono sicuro che molti ce l'hanno, ma ragazzi, davvero vederselo qui è assurdo. Dunque, attributo osta, no? Dato che mi è andato sopra a. Eccolo qua. Cavolo, quanto ha l'attacco? Di base 5,31. Questo arriva a 800? Dovrebbe arrivare a 800 lui, se non di più. Andiamo subito a vedere. Eccolo qua. Di Ketchup 936 a livello 50. Wow. Vincent. O Vinsanto, chiamalo Vinsanto. 987 Merora 6,35. Però attenzione a molti punti salute. Penso che la mettono in squadra anche lei. Vabbè, questo ovviamente ha il 666 come punti salute. Non a caso. Cavolo, però, bello, bello davvero. Sono molto contento di aver slottato e di aver trovato davvero uno yokai eccezionale. Quindi, Koji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter e anche per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.